Il beato Don Luigi Maria Palazzolo, cofondatore della Congregazione delle Suore delle Poverelle, è stato iscritto nell'Albo dei Santi da Papa Francesco questa domenica 15 maggio durante la solenne celebrazione. Sulla facciata di Piazza San Pietro campeggiavano i grandi arazzi con le immagini dei 10 beati, 6 uomini e 4 donne. Ogni paese è stato rappresentato dalle delegazioni ufficiali, quella italiana, guidata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un migliaio erano i pellegrini giunti da Bergamo per l'occasione, le sue suore, la grande famiglia palazzoniana, ma anche tanti semplici devoti, tutti con un legame con il sacerdote bergamasco. Don Luigi Palazzolo è nato nel 1827 da una famiglia agiata di Bergamo. Nei grandi momenti ne inventava veramente di tutte perché fosse festa. Sentii desiderio di povertà, di abbandonare tutto, a servirlo nella povertà e nel disprezzo. Ho avuto anche lacrime. Io cerco e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri, perché ove gli altri provvedono a far stare meglio di me, e ove altri non può giungere, allora faccio qualcosa io. Il rito di oggi, eccezionale per il numero di nuovi santi, è il primo dopo lo stop forzato per la pandemia. Sono passati oltre 2 anni e mezzo dall'ultima canonizzazione in piazza San Pietro, che risale a 13 ottobre 2019, quando vennero proclamati 5 nuovi santi. Ad accompagnare il pontefice durante la solenne liturgia erano presenti cardinali e vescovi delle diocesi dei 10 santi, tra i quali il vescovo di Bergamo Francesco Beschi, diaconi e sacerdoti, alcuni dei quali bergamaschi o che prestano servizio a Roma.